siamo con la dottoressa Valentina Colombo. Allora, dottoressa, lei ha fatto un intervento molto interessante. Come si pone il mondo islamico nei confronti della donna e quanto è differente rispetto a come si pone invece il mondo occidentale? Diciamo che il mondo islamico ha un punto di partenza, che è il testo coranico, che nel VII secolo dopo Cristo, quindi qualche secolo fa, stabiliva la discriminazione tra uomo e donna, quindi la donna vale la metà dell'uomo nella testimonianza, nell'eredità ed è la donna sottomessa all'uomo. Oggi come oggi, nel XXI secolo, il mondo islamico si pone con due atteggiamenti diversi. Il primo atteggiamento è un atteggiamento di minoranza, che è un atteggiamento laico, dove intellettuali, pensatori, scrittori dicono che bisogna abbandonare i dettami dell'Islam, i dettami coranici, e optare per un'opzione laica. Ovviamente questa è una soluzione che a 1.600.000.000 di persone è proponibile, ma fino a un certo punto. Il lato più interessante è il lato della riforma interna nell'Islam, laddove ci sono dei pensatori, dei teologi e anche delle teologhe che rileggono il testo coranico con l'ottica del XXI secolo e propongono, in nome del testo coranico stesso, l'altra alternativa è quella del mondo islamico che si riforma dall'interno, una riforma possibile in base alla quale appunto alcuni pensatori, intellettuali, teologi e teologhe propongono una rilettura del testo coranico, appunto le donne in chiave femminile, altre diciamo adeguando il testo coranico a quello che sono i diritti umani universali. Il problema è che anche questo discorso è un discorso di minoranza, perché si scontra con la narrativa islamica maggioritaria e più diffusa in seno alle moschee, agli ambiti religiosi praticanti, che è quella dell'estremismo islamico, che vuole semplicemente una sacralizzazione di quanto dettato nel testo coranico nel VII secolo d.C.